Presto i baresi potrebbero incrociare tra le strade della città Sophia Loren, impegnata nelle riprese del film La vita davanti a sé, riprese che inizieranno ufficialmente il 3 luglio a Bari e proseguiranno fino al 1 agosto. Una bella notizia per il capoluogo pugliese e per i tanti fan dell'attrice romana, tanto amata dagli italiani. Il film, diretto da Edoardo Ponti, figlio dell'attrice premio Oscar, consentirà al capoluogo pugliese di ottenere una grande promozione a livello internazionale, con i luoghi più caratteristici della città immortalati nelle immagini del film. Tra i luoghi toccati ci saranno l'Istituto del Redentore, il Ciringhito e i caratteristici vicoli di Bari Vecchia, ma non solo. Saranno infatti coinvolti anche i quartieri del San Paolo e di Santo Spirito. Infine, tra le scenografie ci saranno anche l'ipogeo di Villa Giustiniani e il Policlinico, oltre alle strade del centro di Bari come Corso Cavour e Via Cognetti. Per un mese quindi il capoluogo pugliese si trasformerà in un set cinematografico con oltre 50 persone, professionisti, tutti facenti parte dello staff. La storia al centro del film con Sophia Loren è quella di un'ex prostituta e intanto da Palazzo di Città commentano: questa è una grande occasione per la città di Bari sotto il profilo della promozione e del marketing turistico, che da tempo hanno scelto di utilizzare il cinema come strumento di diffusione dell'immagine del territorio, seguendo anche le politiche regionali della Puglia Film Commission, che si conferma un presidio importante per l'industria culturale locale e nazionale.